Ed eccoci qua, dunque, terza puntata delle mie magliette. Molto difficile, qua, è lunga. Fortunatamente dovrebbe essere l'ultima puntata, nel senso che oggi dovremmo finire finalmente le magliette. Ne abbiamo veramente tirate già fuori tantissime, ne ho tirate fuori ancora tante e ancora altre so che sono in qualche scatolone dopo il trasloco, quindi vi dico, collezione sicuramente importante. Cominciamo da questa. Questa la conoscete tutti perché è quella dei 120 anni, l'ho presa col numero 10, quindi ufficialmente di Dybala. Questa è quella con cui abbiamo giocato contro il Benevento, 120 ovviamente, 220. Questa, se avete visto il video precedente, nel video precedente io parlo di una maglia azzurra d'allenamento, questa è uguale, è lo stesso anno, solo che questa ci ha giocato 3-4 partite non ufficiali, con quell'altra una più o meno mi sembra. Però ecco, anche con questa qua ci hanno giocato partite non ufficiali, motivo per cui è qui. Questa è del 1977, finale di Coppa UEFA contro Bilbao, e fa parte di quelle collezioni della Juventus che ha ristampato, ufficiali ma ristampate, quindi che sono trovabili tranquillamente sul sito della Juve. Come vedete a me è piaciuta tantissimo, la stella sola, ma maglia senza nulla, vedete, ma con la stella. A me piace tantissimo. Ma come è piaciuta questa, è piaciuta tantissimo anche questa. Stessa linea di quella, ma al ritorno a Bilbao abbiamo usato la maglia blu. E quindi questa è la maglia blu. Bellissima anche questa con la stella. Mi è piaciuta. Ragazzi, questa maglia credo sia una delle più belle maglie away della storia della Juve. Cioè, veramente. Semplice, semplice e bellissima. Maglia away di due anni fa. Due anni fa credo che sia. Questa. Non male neanche questa, Maglia di Buffon, sempre di due anni fa, questa l'ha presa allo stadio fuori, perché si vede che mancano delle cose, la bancarella, sono stampate, devo essere sincero, è stato un regalo, quindi abbandonato, così guarda, in bocca sicuramente. Maglia di Cardiff, mettiamola così, Paolo Dybala. Con questa maglia più nera che bianca, a differenza di quella dell'anno scorso che era più bianca che nera, però insomma secondo me questa qua ha un suo perché, questa maglia qua, La terza maglia di quell'anno lì aveva queste strisce molto particolari, e è la stessa maglia di quello, lo stesso anno ma con una maglia diversa, la terza, questa appunto di Higuain, presa di Higuain l'anno che è arrivato, appunto, questo è l'anno che è arrivato Higuain. Devo essere sincero, può sembrare pacchiana, non mi dispiaceva come terza maglia, Ricordo una partita pre-campionato con quella maglia molto bella. Lo stesso anno, seconda maglia, questa blu. Questa blu non l'ho presa di nessun giocatore, ma è la stessa maglia di quegli anni lì, ma è la terza, è la seconda. La terza quella bianca, la seconda quella bianco, la prima quella bianconera, la seconda questa. 120 anni, stampata, quella da portiere, stampata, è una stampa. Però la tengo lì perché fa parte dei... siccome non era stata messa in vendita, l'ho trovata stampata e l'ho presa subito. Maglia, questa dell'anno, forse di uno degli scudetti più belli di questi otto, quello della penultima giornata vinta con l'Inter, la terz'ultima vinta con l'Inter, col Napoli che perde a Firenze, insomma. L'ho presa di Bernardeschi, che era arrivato quell'anno lì, giocatore con cui ha sempre avuto un debole, adesso si è un po' smarrito, mi auguro che si possa riprendere, ma un giocatore che secondo me ha delle capacità mostruose, ha delle capacità mostruose. Abbiamo un'altra maglia, sempre di quell'anno lì, questa un pochino, questa brutta, nel senso non bella, perché c'è la dedica ad Astori, ciao Davide, e l'ho presa per quello più che altro, ed è di Mattia De Sciglio, come potete vedere, e insomma, però al di là del purtroppo della brutta situazione, la maglia tutto sommato secondo me non era così male. Maglia nera della Juve, portiere, sempre quell'anno lì, questa doveva essere l'ultima di Buffon, l'ho presa di Sheldon. Concedetemi che secondo me se la Juventus dovesse fare una terza maglia, una seconda maglia così, sarebbe bellissima. Io non capisco cosa aspettino a fare una seconda maglia così per giocare proprio per gli 11 e non per il portiere. Questa è favolosa. Ma incapibile certe dinamiche. Ora, maglia dell'anno scorso, scudetto, Coppa Italia e tutto, vedete, l'avrei presa di Ronaldo? No, l'ho presa di Buonasera,
Barbarona, buonasera. E non è ancora arrivato Ronaldo, ovviamente. Non male, non male, non male. Andiamo avanti. Real Madrid post Cardiff, l'anno dopo Cardiff. E sì, l'ho voluto prendere sia perché c'è questo stemma qua, FIFA Club World Championship, ma anche perché c'è un giocatore del Real Madrid di cui ho sempre avuto un debole. Marcelo, mamma mia, Marcelo. Ragazzi, Marcelo, più che Ronaldo, Marcelo, veramente. Allora, adesso no, però allora avrei preso al volo Marcelo. Questa maglia Meet, che va di 7 scudi consecutivi, quindi celebrativa. Siamo qua. Qua in mezzo alle altre. Oh, questa è molto particolare, maglia del Giappone, la maglia del Giappone, ma vuoi dire cos'è che è di particolare? Ci sono i cartoni di Ollie Benji, i cartoni di Ollie Benji, celebrativa per la qualificazione al mondiale in concomitanza con l'anniversario di Ollie Benji e con l'inizio della nuova stagione di Ollie Benji, quindi assolutamente questa è molto particolare, ma a me è piaciuta veramente tantissimo questa. Se non aveste capito, ho un debole per la maglia tedesca, non tanto per la nazionale in sé, quanto proprio per la maglia. La maglia mi piace tantissimo, come potete vedere, FIFA Club World, FIFA World Champion, perché questo è l'ultimo mondiale della Germania, dove avevano vinto appunto il mondiale. È andato malissimo il loro mondiale, ma la maglia è una delle più belle che hanno avuto negli ultimi anni. Mi è piaciuta tantissimo questo gioco qua, e ovviamente, che giocatore vuoi prendere? Sami Khedira. Ovvio. Andiamo avanti. Maglia Icon, questa non è mai stata usata in una partita, però è una maglia ufficiale della Juve che ha messo l'Icon, appunto l'Adidas. È bella, è simil grafite, molto bella, a me è piaciuta. Poi i gusti sono vari, quindi, ma secondo me è molto più bella questa maglia Icon di molte altre maglie fatte dalla Juve in questo paese. Invece è una maglia che ha fatto la Juve con SpongeBob, la serie SpongeBob, l'ho presa proprio perché era una serie particolare, l'ho messa lì in mezzo alla connessione, la collezione, vedi, mai gettare la spugna, un gioco di palle. Vabbè, andiamo avanti, perché però mi piaceva e fa parte della mia collezione anche quella. Questa è un pezzo particolarissimo, questa è il prototipo della maglia che poi è diventata ufficiale della Juve, che non è proprio così, ma che poi vi farò vedere perché ho anche la maglia poi effettivamente ufficiale. Questo è il prototipo della maglia di 2 anni fa, quando abbiamo avuto la maglia sabbia. Questo è solo il prototipo, cioè una cosa, vedete, avevo ancora il numero dell'anno prima, proprio perché è un prototipo, cioè, quindi la teniamo perché è un pezzo unico, sicuramente. Qua un'altra maglia celebrativa di tutto sport. Benvindo Cristiano, ovviamente, ci mancherebbe altro. Questa è una maglia di Peruzzi, non c'è il nome, ma 94-95, Angelone Peruzzi col numero 1 difendeva i nostri pali, imbottita bellissima, e con la quale poi abbiamo vinto il campionato col Parma, che poi è sulla falsa riga di quella con cui abbiamo vinto poi la Champions a Roma, cioè più o meno il disegno era quello. Juventus T, cioè maglia della Juve classica, tutta nera con lo stemma Juventus e solo il numero, il 7. Anche questa maglia celebrativa della Juve, ovviamente fa parte anche di questa altra collezione. Maglia nera, l'anno scorso, quella del Save the Ocean lì, che cavolo di non mi ricordo neanche come si chiamava, ovviamente questo, però il re, ce l'abbiamo, la maglia del re. E vediamo dunque la maglia che vi dicevo prima, il prototipo era di questa maglia qua. Questo prototipo era di questa maglia qua, una maglia semplicemente sabbia, non so come spiegarla, ho preso anche questa di Ronaldo, non l'abbiamo neanche usata tanto perché si confondeva troppo con la maglia bianconera, però non mi dispiaceva, tutto sommato, per andare in giro da gioco, secondo me stonava pare. Ok, maglia invece EA Sports. Questa era stata la quarta maglia della Juve l'anno scorso. Dite, ma ufficiale? No, non è ufficiale, perché non l'ha mai usata sta maglia qua. Ma per FIFA, a FIFA c'era. Per questo l'ho presa, perché la Juve l'ha ufficialmente riconosciuta come quarta divisa. E l'ho presa di, ovviamente, Paolo Dybala. Quindi, maglia ufficiale. Ufficiale come ristampa, chiaramente,
quarta maglia della Juve dell'anno prima. La maglia invece, questa qua, quella di Gigi Buffon, scusate, la maglia con cui Buffon salutò, ma è di Perin, io ce l'ho di Perin, è la maglia con quale Buffon salutò la Juve prima di tornarci quest'anno, però anche questa aveva un suo perché. Attenzione, perché di questa ho tre modelli, non ne ho uno, ho quella, ho questa arancione, che a me è piaciuta tantissimo, e quella rossa, quella arancione senza nome, quella rossa di Szczęsny. E dei tre scelgo quella arancione, che secondo me era quella venuta meglio, però ho tutte e tre le versioni di quella maglia. E per ultima di questo raccoglitore, questo è questa maglia qua, è quella dell'anno scorso, non quella di Dybala, era di due anni fa, questa dell'anno scorso, sempre di FIFA, che però era, questa qua era anche in vendita, e quindi anche questa quarta maglia della Juve ufficiale, solo per FIFA, utilizzata solo per partite virtuali. Particolare, perché so che vi sta venendo male agli occhi a guardarla, ma sta venendo male agli occhi anche a me, state tranquilli, e quindi fa male agli occhi, mettiamola via. E dunque, carissimi, siamo arrivati al punto di farvi vedere i due pezzi più, credo, più importanti della collezione. Ci tengo a dire che questa è una parte, nel senso che ho ancora le altre magliette che usciranno pian piano, mettendo a posto. Purtroppo sta quarantena forzata ci sta facendo mettere a posto cose molto molto indietro, sta facendo fare dei lavori che eravamo molto indietro a fare, e mi sta facendo trovare anche magliette, quindi sicuramente questo è un lato positivo della quarantena, uno di pochi. Veniamo dunque a queste magliette qua, che sono veramente la parte più importante della mia collezione per mille motivi. Allora, intanto vi faccio vedere, infatti sono, come vedete, incorniciato. La maglia di Chiellini, questa è la stagione 2015-2016, dovrebbe essere post Berlino, quindi rifondata la Juve. Io questa maglia la vinsi, se vi ricordate, a Topland, che allora era J-Land, quando andai a Tele Lombardia a ritirarla. Questa maglia qua, originale della Juve, fotografata da Chiellini, come potete vedere, è un valore secondo me incredibile. Infatti io ringrazierò sempre Marcello Chirico per avermela consegnata. L'ho vinta con un sorteggio fortunato, inutile negarlo, però insomma direi che vale molto 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 la pena, autografata, e come ho detto la tengo lì. Ma ho un'altra maglia incorniciata, o meglio, questa maglia non è mia, è di mio papà. Mio papà mi permette di tenerla incorniciata perché ha un valore direi abbastanza importante, però ve la faccio vedere e faccio prima. Signori, sono pronto? Eccola qua. Questa è la maglia di Michel Platini, ragazzi. E non è, e questa non solo è ufficiale, originale, questa è proprio la sua maglia. Questa è proprio la sua maglia. Questa è la maglia sudata da Platini, per quella è qua dentro. Cioè, quando c'è Zebrone che in tifosi dice c'è dentro il sudore di Platini, questa ce l'ha veramente. Questa ce l'ha veramente. Cioè, Michel Platini ha preso sta maglietta. E come voi sapete, voi, se voi lo sapete, poi vi racconterò bene la storia, ma voi sapete che mio papà è nato in Tunisia, pur essendo italiano, ma è nato in Tunisia, e Platini francese, quindi ha giocato un po' con la lingua ed è riuscito ad avere questa maglietta. Questo è il pezzo unico della collezione, il più importante sicuramente, e che va custodito non solo in questa teca, ma lo tengo veramente come se fosse, non dico una reliquia, ma veramente lo tengo come se fosse un tesoro inestimabile, quale secondo me è, almeno a livello affettivo, di valore da tifoso. Ragazzi, siamo giunti alla fine di questa telenovela durata 3 giorni. Me ne rendo conto che può essere stato pesante per chi magari non seguiva le magliette, non seguiva il calcio, però insomma io credo che valesse la pena vedere queste maglie, vedere, faccio rivedere ancora tutte, ancora c'ho ancora sul letto, le appoggiate lì altre, quindi io vi auguro ovviamente una buona giornata, continuate così con la quarantena. Se avete delle foto di collezioni, magliette, volete mostrarmi la vostra collezione, fatelo pure, mi trovate su tutti i canali, Instagram, Facebook, eccetera eccetera eccetera, potete mandarmeli tranquillamente, anzi vi invito a farlo, così ragioniamo e ci confrontiamo le nostre collezioni. A me non resta che salutarvi e darvi appuntamento col prossimo video del canale. Ciao a tutti.